Presidente. Buongiorno a tutti, oggi 9 febbraio 2021, sono le ore 9:08, riunione della terza commissione, prego la segretaria a chiamare l'appello, grazie. Buongiorno a tutti, Presidente, ovviamente Presente. presente, poi il consigliere Mella, Buongiorno, presente. Giaconia, consigliere Buongiorno, Giaconia, presente. consigliere Meli, Buongiorno, presente. consigliere Ficarra. Mi sembra non esserci, sono quattro consiglieri su cinque, passo la parola al presidente. Pertanto, con statuto del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Questa mattina non avevamo nessuna audizione, però so che la segreteria dovrebbe avere definito quell'ordine del giorno di cui parlavamo ieri. Inoltre, cari colleghi, non so se avete saputo, ma immagino di sì, perché abbiamo fatto comunicazione a tutti, che è stato nominato un commissario sulla vicenda che riguarda il decentramento. La nostra commissione su questo argomento si è spesa, sicuramente possiamo dire che diciamo, se oggi questo atto non è stato esitato, sicuramente la responsabilità non è nostra, o meglio, è sempre nostra, però obiettivamente noi ci abbiamo messo la faccia, ci abbiamo provato a definire e a portare in aula quest'atto. Secondo me dovremmo fare al più presto un incontro con l'assessore Amarano. Per capire a che punto siamo e non riprendere le fila delle cose che avevamo già fatto. Adesso, prego, collega Giacomini, vedo che vuole parlare. No, no, noi diciamo in tempi non sospetti avevamo pure scritto al Presidente e ai Capigruppo per sollecitare diciamo, la trattazione dell'atto. Mi pare aveva sempre. Avevamo Devo dire che ragione, bisognava Moncada ha metterci una. ragione. Moncada ha fatto un comunicato. Mancata. Moncada, ragazzi, anche nella scorsa consiliatura è stato del decentramento, ne ha fatto un cavallo di battaglia, è sempre stato, credo, uno dei presidenti di circoscrizione più attivi, se non l'unico. Non dico l'unico, dico, ma è sicuramente stato uno dei più attivi, uno di quelli che hanno più volte sollecitato che questo regolamento venisse esitato dal Consiglio Comunale. Nella scorsa consiliatura era stato creato anche un tavolo di lavoro con loro, allora la commissione che presiedevo io, che aveva il decentramento. La cosa strana che si è verificata in questa consiliatura, dopo l'approvazione del regolamento scorso, che è saltata la voce del decentramento dalle commissioni, e quindi non c'è nessuna commissione che è responsabile di questa cosa. Noi, malgrado tutto, ci siamo interessati, ci siamo impegnati. Io non so come volete voi proseguire. Io, secondo me, sarebbe opportuno riprendere le fila con l'assessore Amarano e con il dottore Ma posso Brucato. fare una Per me domanda? va bene, così quantomeno riusciamo a capire cosa vogliono, Posso cioè fare forse che vogliono una domanda? intraprendere. Prego, collega Mello. Ma visto che è stato nominato un commissario dall'assessore agli enti locali, questo cosa vuol dire? Che sarà l'assessorato agli enti, cioè il commissario a occuparsi della modifica del regolamento, quindi ci metterà a mano il commissario o ancora diciamo i consiglieri competenti, non competenti per commissione se ne possono ancora occupare e quindi dare un loro contributo, perché non ho capito Secondo questo. me come coordinamento può essere. Nominare il commissario cosa vuol dire? Cioè che dovrebbe essere lui a No, farci una no, proposta, no? Che no. Il significa? commissario sta. Prego, collegamento. Secondo me come coordinamento, secondo me. No, no, Come allora. Io non l'ho presenza. capita sta Perché cosa. la figura, scusa, cosa quale potrebbe essere Ma se vengono infatti. Si meno. sostituisce Eh? al Consiglio Comunale. Non lo so se ci dà un Appunto, telefono. fa una proposta Non di lo so, però modifica a lui. Tutto alla dipende fine è la dall'incarico che gli figura che hanno si dato. sostituisce al Consiglio Comunale per l'approvazione di quest'atto. Tutto dipende Sbaglio, dall'incarico Paolo? che gli hanno dato. Secondo Appunto, me. quando Appunto, qual è il suo possiamo. compito? Modificare il regolamento e proporcelo? Oppure noi siamo ancora nelle condizioni di modificarlo e lui dice sì, no? Scusate. Allora, Non ho capito. normalmente quando viene nominato un commissario, il commissario ha 30 giorni, il consiglio comunale ha 30 giorni di tempo per esitare l'atto. Se non lo esita entro 30 giorni, il commissario avoca a sé i poteri del consiglio comunale e approva lui il regolamento secondo naturalmente le sue diciamo, idee e secondo le proposte che possono venire anche dall'assessore competente. Quindi non cambia niente. Noi adesso, dalla nomina del commissario di ieri, adesso ieri, la cioè di quando è stato, noi abbiamo 30 giorni di tempo per esitarlo. Quindi io, se il consiglio comunale non lo esita, praticamente a quel punto il commissario sostituisce.
È come il bilancio di solito. No, dico, lo approva lui facendo delle modifiche lui o così com'è lo Se lo approva? ritiene opportuno, se lo ritiene opportuno, potrebbe Però approvarlo così per com'è. sento malissimo stamattina. scusate. Allora, dovessero trascorrere i 30 giorni e il Consiglio Comunale dovesse essere inadempiente, lo approva il commissario. Il commissario può anche ritenere opportuno, considerato che si istituisce al Consiglio Comunale, di apportare delle modifiche. Ho capito. No, allora se voi Però siete la d'accordo, materia. io sono per quagliare. Iniziamo tutta una serie di inviti. Se abbiamo delle modifiche da apportare, così come avevamo fatto prima, con l'invito dei presidenti e il Però costrizio. più che da noi dipende quale sarà la volontà dei capigruppo, della conferenza dei capigruppo. Ma a sto E loro punto. dovranno decidere, ovviamente su indicazione nostra. Noi potremmo, anche se sembra minestra riscaldata, reiterare quella sollecito, Paolo, se opportuno, in No, ma io se considerazione dei sono fatti nuovi. d'accordo, sì, allora io se siamo d'accordo invece farei un invito all'assessore Marano e al dottore Brucato. E mi pare che noi avevamo anche fatto delle proposte, credo poi alla segreteria, di andare a recuperare tutto quello che avevamo. Questa modalità, ragazzi, su queste cose è un macello. E quindi prendiamo la prima data utile che abbiamo disponibile e invitiamo l'assessore Marano e il dottore Brucato. Anche alla luce della nomina del commissario. In tutto questo, io adesso non so se è arrivata qualche email da parte del Presidente del Consiglio sulla nomina e cosa prevede la nomina del commissario, ma mi pare di non averne vista. E quindi facciamo questo incontro e poi io penso che il Consiglio Comunale non può farsi sostituire da un commissario. Quindi ritengo che noi dobbiamo esitarlo questo atto. E quindi, tra l'altro, anche lì. Il mese di tempo, ma non credo che sia un mese da quando è stato nominato, ma il Consiglio Comunale potrebbe anche prelevare al 29° giorno l'atto e cominciarlo a trattare. E quindi fino a quando il Consiglio non interrompe la trattazione, credo che il commissario non può fare nulla. Allora, rimaniamo in questa maniera. Prima giornata utile, invitiamo l'assessore Marano e il dottore Brucato all'ordine del giorno, regolamento sul decentramento. Invece, torniamo a quella situazione che riguarda l'ordine del giorno. Allora, colleghi, ci siamo? L'ho trasmesso stamattina, dateci Ok. un'occhiata. Mail, terza commissione. Ma io l'ho appena guardata la mail e non ho visto nulla. Ma forse Terza, un attimo, l'ho mandata. no. Aspetta. Ah sì, ho visto. Sì, ho visto. Quindi questa è la bozza in base alle vostre indicazioni, l'abbiamo formulata, poi vediamo di modificarla secondo le vostre. Allora, Dica. premesso che in data 20 gennaio, però questa qua, già, questa parte qua, perché siccome non è che abbiamo fatto solo questi incontri e altre cose, allora, premesso che in data 20 gennaio 2009, la terza commissione ha audito l'assessore Pian Piano, Ingegneria di Gange, il servizio occupazione suolo pubblico e il commissario Lupalelli della Polizia Municipale per commentare sulla problematica riguardante le procedure per l'esecuzione di lavori di scavo sul manto stradale per posa e manutenzione di tretti Scusa sottoservizi. Paolo, Paolo, Sì. scusami, non possiamo dire che la scrivente commissione in sede di audizione ha più volte affrontato la questione, la tematica con Consiglio. l'assessore e gli uffici competenti. Vabbè, il consiglio, lascia stare, noi stiamo parlando, come Dico anche in commissione. consiglio, ma Non precavato. lo so. Le darei in data 20 gennaio, la terza commissione consiliare. A seguito di audizione dell'assessore Pian Piano, senza mettere nulla di signora Tosto, mi sente? Sì, certo, sto modificando. Togliamo il 20 gennaio, la terza commissione a seguito di audizione dell'assessore Pian Piano, che è di Gancio Servizio Occupazionale, del commissario Luparella, presente, sentiti, ci aggiungiamo sentiti. Per argomentare sulla problematica, senza per argomentare.
riguardante le procedure per l'esecuzione dei lavori di scavo sul manto stradale del Corpo di Monitoraggio di Reti di Giustizia Materiale, che soprattutto comprende l'iter relativo ai controlli durante le poste lavori, che numerosi comunicati da parte di cittadini e associazioni evidenziano le pessime condizioni del manto stradale, soprattutto a seguito di lavori effettuati da ditte terze o comunque dalle società partecipate che mettono in serio pericolo in comunità dei cittadini, buche, dissesti, ripristino in modo approssimativo del manto stradale. 3. Questo il 2 mi pare che vada bene, giusto? Mi pare di No, non sì. mi convince che numerosi comunicati, numerose segnalazioni, lagnanze. Segnalazioni. Numerose segnalazioni da parte dei cittadini e associazioni, che soprattutto negli ultimi tempi si è assistito ad un aumento di debiti fuori bilancio. Allora, io ci vorrei che soprattutto ieri, soprattutto negli ultimi tempi, che il Consiglio Comunale è stato investito da numerosi debiti fuori bilancio. È stato investito, Da investito, un tir, sì. dato. A che punto siete arrivati, al 3 o al 2? Al 3. Al 3. Che il Consiglio Comunale si trova costretto a approvare numerosi debiti fuori bilancio per risarcimento danni. Sì, ad approvare Debiti fuori bilancio. per milioni di euro. l'incremento, allora lo togliamo, giusto? Incremento. Incremento c'è stato vero. Numerosi. Numerosi Vabbè, già un po' di ordine alla fine sempre c'è stato. debiti fuori bilancio. Derivanti dai, da richieste, da richieste di risarcimento danni. Causati. Causati dall'ammalamento del manto stradale. Più che ammalamento come si chiama? Più che ammalamento significherebbe come se fosse Ah, andato qualcosa. ammaloramento non va bene, No, causati. ovviamente causati da lavori sul manto stradale. Inadeguati i rifacimenti del manto stradale? Dai, rifacci. Inadeguati? Rifacci meglio. Rifacimenti, perché in realtà lo rifanno L'ho male. perso. Siamo al 3, Massimo. Pure io, diciamo, è qua il cellulare che si spegne continuamente. Rifacimenti del manto stradale, cioè fatto in modo da Leggi rifacimento. come è corretto, vediamo se funziona. Non l'abbiamo definito, che il Consiglio Comunale si trova costretto ad approvare numerosi debiti fuori bilancio derivanti da richieste di risarcimento danni causati da rifacimento. Inadeguati rifacimenti del manto stradale, inadeguati. E il rifacimento, perché a volte manco viene fatto il rifacimento. Allora, causato dal mancato rifacimento Da o mancati o mancato inadeguati manutenzioni. un'adeguata manutenzione del manto stradale. No, Non è manutenzione no, perché manutenzione. fanno i lavori. Facciamo in quella maniera, una alla volta, facciamo in quella maniera, inadeguato, come hai detto, non c'è. Mancato, Mancati o inadeguati rifacimenti inadeguato il del rifacimento del mancato. manto stradale. Perfetto, causati da mancati o inadeguati rifacimenti del manto stradale a seguito lavori, si No, non capisce? c'è bisogno. No, Stiamo parlando di questo. si sa che parliamo di. Giusto, perfetto. Allora, poi punto numero 4, e anche questo dobbiamo correggere, che purtroppo si deve constatare l'assenza di chi vigili e verifichi che le cose generali vengano fatte, che dalle audizioni effettuate. È emersa l'assenza di Di direttamente di una task force, comunque di soggetti abilitati alla vigilanza e alla verifica.
affinché tali lavori siano stati effettuati a regola d'alto. Suona meglio? Ma diciamo di sì. Lo leggiamo, basta che finisce, lo Poi, leggiamo. che dalle audizioni effettuate è emersa l'assenza di soggetti abilitati alla verifica e vigilanza affinché tali lavori vengano, giusto o non siano, vengano, giusto? No. No, siano stati effettuati a regola d'arte. Va bene, suona? Lo leggi di Sì. nuovo, Pia, Ma scusa. l'assenza di soggetti va bene? Ci dovrebbero essere, però c'è di fatto l'assenza, giusto? Di soggetti. Che dall'audizione effettuata è emersa l'assenza di soggetti abilitati alla verifica e vigilanza affinché tali lavori siano stati effettuati a regola d'arte. Va bene, colleghi? Ok, andiamo avanti. 5. Visto il vigente regolamento COSAT del Comune di Palermo e l'ordinanza sindacale numero 130 del 6 giugno del 2017, relativa all'esecuzione degli scavi che oggi regola la materia. Per Allora. ora generico è stato messo, poi andiamo nel dettaglio, per ora come principi generici. Allora, visto il vigente regolamento COSA del Comune di Palermo e l'ordinanza sindacale numero 130 del 6-6-2017, regolano, cioè perché relativa all'esecuzione dei lavori. No, l'oggetto dobbiamo mettere, poi lo prendo e lo scrivo preciso. Perché non l'avevo, non l'avevamo a portata di mano. Cosa? Mettiamo proprio l'oggetto del regolamento e dell'ordinanza, giusto? E dobbiamo andarla a E prendere. aspetta che la prendo, sì. Allora, prendiamo un secondo. Sì. Quindi, ordinanza. Non basta solo citarla l'ordinanza e chi vuole se la va a cercare, che ne pensate? In genere negli ODG si fa così, nel passato li abbiamo fatti così, se volete lo specifichiamo. Io mi sono basata lavorando con la collega un po' su quello che è stato fatto anche nel passato. Quindi l'oggetto comunque è questo: condizioni generali per l'esecuzione di lavori di scavo per posa e manutenzione di reti di sottoservizi nelle sedi viarie urbane. Se Va volete lo. bene, allora, che prevede quello che ha appena letto, possiamo aggiungerci. Vabbè, ok. Cioè, Giulia, ma che Quindi cosa aggiungiamo tutto l'oggetto, condizioni generali per l'esecuzione di lavoro, scavi, eccetera, eccetera, va devo bene? dire? Dai, vai bene. Naturalmente nell'ordine del giorno, questo, allora, i primi quattro, questo non è il quinto punto, perché questo poi è un visto, non è un premesso. Ma non è un considerato, considerato che è Un visto che. considerato può passare, scusatemi, infatti. Anche secondo me è un considerato, un Sì. premesso che è, detto Vabbè, che queste sono i dati di fatto, cioè quello che abbiamo visto il regolamento. Poi dopo, sì, e quindi secondo vedete, i primi quattro punti sono la premessa, poi questo è il visto, e poi andiamo alle considerazioni, e poi al ritenuto, e poi all'impegno. sì, per ora lo vediamo in generale, poi magari questa cosa. Lo Ok, sto dicendo per dopo, dico mentalmente, questo non è il punto vabbè. 5, Sì. questo diventa Pia, il già punto. aggiustalo e mettici visto direttamente. Sì, Gli l'ho scrivi già fatto. visto. Perfetto, L'ho così già fatto, poi perfetto. siamo operativi. Poi, considerato che necessita intervenire urgentemente su tutti quei cantieri, lavori o anomalie stradali in cui si riscontrano mancate conformità circa l'adozione della cosiddetta regola d'arte, ovvero la mancata applicazione delle prescrizioni previste dalle leggi, normative e ordinanze. Allora. Vabbè, questo correggiamo un secondo, poi anche lì dobbiamo decidere se come prima mettere i punti, cioè quindi i numeri, oppure mettere niente. Quindi qua andrebbe corretto tra normativa ordinanze, ci mettiamo una E e poi il punto e virgola, che si ritiene per quanto sopra necessario e urgente intervenire con la predisposizione di un regolamento che disciplina in modo organico la materia
soprattutto nel prevedere le procedure che verifichino e controllano l'esecuzione dei lavori, che necessita altresì istituire una struttura organizzativa complementare denominata Task Force, composta da personale che per competenza dovrà verificare e controllare l'espletamento dei lavori ante, durante e post l'effettuazione degli scavi, comprendendo quindi il settore, il servizio tecnico, il settore di infrastrutture, il SUAP, gli organi di vigilanza del Corpo di Polizia Municipale e altre unità operative ad oggi competenti, quali la RAP, l'AMAT e le ulteriori aziende partecipate per eventuale supporto. Se si ritiene opportuno modificare il vigente regolamento COSAT, che all'articolo 7,5 denominato deposito cauzionale, così recita: il deposito cauzionale può consistere in un'assicurazione fiduciaria e sostituire il termine fiduciario con deposito cauzionale. E che facciamo due volte? No? Come aspetti? Come è scritto il... E così recita, è quello proprio che il regolamento dice: il deposito cauzionale può consistere in una fideiussione, in un'assicurazione fideiussoria. Questo è Però quello che c'è scritto. sostituire il termine fiduzione con deposito cauzionale non va bene. No, vabbè, certo, si deve sostituire. No, certo. Il Allora, se si termine. ritiene opportuno modificare il vigente, e più che modificare, Scusami, ma perché non lo possiamo prevedere noi? Dico, direttamente. non capisco perché noi non possiamo No, sostituire, un ordine del giorno non lo puoi fare, non lo puoi non lo fare. possiamo fare, ma No, neanche come ma indicazione. infatti secondo me più che modificare, cioè in questa parte, secondo me di non tenerne conto di questa cosa della fiduzione, che si ritiene opportuno, secondo me più che modificare, e poi nella modifica gliela chiediamo nell'impegno, che si ritiene opportuno, nelle more della modifica del regolamento TOSAP. Articolo 7, comma 5, deposito cauzionale, non tenere conto La modifica. non tenere conto della Si e ritiene opportuno. tenere conto che quel deposito cauzionale è possibile rilasciare una fiduzione, che dobbiamo fare una Di cosa quanto del genere. riportato nell'articolo, nel comma, no? Non No, non ho capito, tenere ragazzi. conto di quanto riportato nell'articolo, nel comma, che così recita. Allora, io credo che noi dobbiamo in questa fase dobbiamo chiedere che non devono tenere conto della fiduzione e limitarsi, se non ricordo male per quello che abbiamo detto ieri, limitarsi al deposito cauzionale. Signor Cauzionare, Presidente, sì. Ritiene se ce l'avete a portare di mano, non lo leggiamo di nuovo questo paragrafo. opportuno modificare. Ah, Sì, lo leggo un attimo che lo prendo, quindi regolamento TOSA. Abbiamo detto articolo 6, giusto? 5, articolo. No. no, è Articolo 7. articolo 7,5, Articolo denominato 7, sì. deposito. Il deposito cauzionale può consistere in un'assicurazione fideiussoria. Per le modalità di costituzione si osservano le norme vigenti in materia, con particolare riguardo all'eventuale corresponsione di interessi sulle somme depositate. Però prima di questo non c'era che si fermava a deposito cauzionale. Lo leggiamo tutto Lo l'articolo 7. leggiamo tutto. Sì, lo leggiamo tutto. Articolo 7, deposito cauzionale. Nei casi in cui possono derivare dall'occupazione prevedibili danni al suolo, il responsabile dell'unità organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 4 può disporre il versamento di un deposito cauzionale. La misura viene stabilita dal predetto responsabile, sul parere del personale tecnico addetto al servizio, tenuto conto della superficie da occupare, dallo stato di conservazione e manutenzione, delle caratteristiche storico-ambientali, ove sussistono, in proporzione alle eventuali spese da sostenere per il ripristino dello stato dei luoghi. 3. Per le occupazioni, la misura non può comunque superare l'importo dovuto a titolo di tassa per l'intero anno, tranne nei casi di autorizzazione di tipo B rilasciata agli operatori del commercio su aree pubbliche. In questo caso si procede con le stesse modalità delle occupazioni permanenti.
alla scadenza del periodo di occupazione del suolo, il responsabile del procedimento, previo sopralluogo tecnico, dispone lo svincolo del deposito e la restituzione della somma o, nel caso di accertati danni al suolo, trattiene la somma per il ripristino dello stato quo ante, riservandosi di richiedere all'interessato eventuale integrazione della somma, ove questa non dovesse rivelarsi congrua in relazione alle spese da sostenere per l'esecuzione dei relativi lavori. Il deposito cauzionale può consistere in un'assicurazione fideiussoria. Per le modalità di costituzione si osservano le norme vigenti in materia, con particolare riguardo all'eventuale corresponsione di interessi sulle somme depositate. Ora, noi dobbiamo chiedere in questa fase di limitarsi e non tenere conto di quest'ultima parte che abbiamo letto, nelle more della Quindi, modifica. Quindi quello che che si dobbiamo ritiene fare. opportuno, riguardiamola, che si ritiene opportuno nelle more della modifica dell'articolo 7, comma 5 del regolamento TOSAP, denominato deposito cauzionale. Che così recita? Quindi lo dobbiamo mettere, giusto? Che No, no, così recita, che così no? No? invece non comunichiamo. Allora, scusami, andava bene quello che hai detto, vediamo come dobbiamo Che attaccare si questa ritiene opportuno nelle more della modifica dell'articolo 5, comma 5 del regolamento TOSAP, denominato deposito cauzionale. volta. Non tenere conto del paragrafo finale, mi pare che sia giusto, e del comma 5, che Del comma prevede 5. la sostituzione del deposito con una fiduzione. Giusto? Del Sì, deposito l'intenzione è cauzionale. questa, cioè, sempre la si può fare per legge, Secondo me, se non così posso. come è posto, non ce lo fanno passare. Ne faranno un casino. Mettiamoci se Prevalentemente, possiamo dire, no? Deposito cauzionale. Vabbè, quello che si fa prevalentemente non cambia nulla. Infatti, Che si deve vedere. Ma lo dico perché secondo me è dettato, è normato dalla legge, non il deposito cauzionale attraverso un albo di fiduzioria. Oh, tu ieri hai letto il regolamento di Roma, il regolamento della nostra città, e c'è scritto deposito cauzionale. Vabbè, Paolo, parlano del deposito cauzionale, ma anche qui ti parla di deposito cauzionale, poi te lo Sì, ma specifica cosa. sì, però come sempre, alla fine ci mise la cura, no? Nel senso che hanno fatto la deposito cauzionale, alla fine il deposito può essere, perché se tu Proviamo, eventualmente modifichiamo i Signora rami, Costo, proviamoci. scusa, se la signora Costo lo rilegge di nuovo, cioè tu se leggi attentamente, parla di deposito, parla di somme che devono essere svincolate, alla fine qualcuno, quando hanno fatto il regolamento, ci mise quel po' di cura, praticamente la fiduzione. Sembra che lo sapevano. Vanificando, infatti, vanificando tutto, diciamo di fatto, Oh, vanifichi. perché, dico, tutto l'articolo parla di deposito cauzionale, parla di somme, parla di tutto, poi alla fine dico c'è il colpo di coda, che è praticamente la fiduzione, che qualcuno ha Infatti. portato una lira. Lo rileggo? Sì, rileggilo. Magari invece che metterlo tassativo, ci possiamo mettere anche se è possibile, qualcosa del genere, no? Vediamo. Che si ritiene opportuno nelle more della modifica dell'articolo denominato deposito cauzionale. Quindi noi abbiamo messo non tenere conto. Sì. Possiamo mettere si ritiene opportuno. Ah, vabbè, opportuno prima. Di non tenere conto della possibilità di una polizza assicurativa, di una fiduzione assicurativa. E Esatto, poi devi tra togliere. l'altro anche lì, fiduzione assicurativa, anche lì non serve a niente, perché la fiduzione dovrebbe essere bancaria, perché quella delle assicurazioni, il 90% non sono idonei. Che alla fine del Palermo calcio facciamo. Già, facciamo, l'abbiamo già fatta, Massimo. Pizzica che mi No, 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 segnalo. noi come comune. Allora, ci siamo, Pia. No, che come mettiamo? Qua non tenere Allora, conto. rileggerlo, che si ritiene Rigiorno, vai. nelle more della Non modifica al vigente. tenere conto, avevamo messo, del comma quinto che prevede la sostituzione del deposito cauzionale. Del deposito cauzionale
Con fi assicurazione fideiussoria o fideiussoria E quindi assicurativa, è non so. imperativo così, così è imperativo, siccome si era detto di mettere, dicendo così, non tenere conto del comma quinto che prevede la sostituzione del deposito cauzionale. E ci mette che se è possibile di non Però tenere se ci conto. dicono Che ove possibile, possibile, secondo le dove è norme possibile? vigenti, secondo le norme vigenti, che ove Vabbè. possibile. Ove possibile non tenere conto del comma quinto che prevede la sostituzione del deposito cauzionale. Con una polizza, come dice il comma 5? Polizza fideiussoria, polizza assicurativa fideiussoria, come la Infatti, dice? sì, parla di assicurazione Assicurazione fideiussoria. fideiussione. Con un'assicurazione fideiussoria. Secondo le norme vigenti è Frazione fide. Perfetto. La rileggiamo. Sì. Che si ritiene opportuno nelle more della modifica dell'articolo 7,5 del regolamento TOSAP, denominato deposito cauzionale, che, ove possibile, non tenere conto del, no, non tenere conto del comma quinto che prevede la sostituzione del deposito cauzionale con un'assicurazione fideiussoria. Vabbè, poi lo abbiamo capito, lo sistemiamo Ok, meglio. perfetto. L'importante è che è quello che è perfetto. Poi redige e aggiornare costantemente la mappatura dei servizi a rete con l'istituzione di un database condiviso tra tutti i soggetti interessati e competenti per materia. No, e questo non è considerato. Questo dovremmo metterlo nelle premesse, forse, che sarebbe opportuno. O riteniamo. Come? Nelle premesse però i dati di fatto che le cose che ci sono qua come si auspica nel fare queste cose, giusto? Allora, ma non possiamo metterlo tra le considerati, no? Perché allora, o lo mettiamo tra le premesse, o lo possiamo mettere anche tra il ritenuto necessario. Allora, ritenuto che. Allora, facciamo una cosa: questo redigere e aggiornare costantemente, mettiamolo poi sotto dove Ritenuto. c'è il ritenuto. E ci mettiamo il dovuto Ok. che è necessario redigere e aggiornare costantemente la mappatura dei servizi a rete, che questa cosa se ne parla da anni e non si è mai fatto niente. Come primo punto, dici? No, posso, beh, met, allora, Jesse, dobbiamo, sicuramente non va messo qua, e quindi se decidiamo di mettere sul ritenuto, andiamo a leggere il ritenuto e poi questo qua poi Appunto, lo vediamo se. tagliamo per andare a casa. Allora, ritenuto che il comune ha l'obbligo di far rispettare quanto previsto dai contratti di affidamento per lavori svolti da ditte terze o comunque dalle società partecipate. Che la percorrenza degli assi viali non generi pericolo di incolumità per i cittadini. Vabbè, questo si può. Allora, puoi mettere che metterlo, dopo qua ci puoi mettere questa dell'aggiornamento della relazione di un conto. Il Consiglio Dice Comunale. mappatura o mappa? Chiedo, non lo Vediamo so. se mappatura. Vabbè, sì, penso che mappatura si può, vediamo il significato. Se. Mappatura. Mappatura di Nei. Aspetta. Vabbè, questa cosa, la mappatura dei nei. Infatti, aspetta, perché non mi Come? si apre? Aspetta, è lento. Mappatura. Non mi si apre, è lentissimo, un attimo solo, vediamo. Mappatura si può dire, però dico, se tu ritieni sia più, diciamo, suona meglio la mappa. No, no, che non lo so, È sinceramente. scritto come diciamo, localizzazione e descrizione di elementi, fatti o fenomeni pertinenti a un'area circoscritta. Secondo me Fatto. ci sta. A tua bontà, Matteo. Vabbè.
è soltanto perché forse mappatura al concetto gli suona male, va No, non lo bene. so, sinceramente non lo so, No, però non io figurati. cambia niente, perché se ci mettiamo mappa dovrebbe metterci un'altra parola, quindi per cercare di unire. Esiste Mappatura. mappatura sotto servizi. Ah, e allora mettiamo mappatura. Allora, a questo punto il consiglio Ah, comune. esiste, se esiste allora è perfetto, se c'è proprio. Mappatura sotto servizi, Va però bene, sotto una questione sì. tecnica. Allora, tutto quello che abbiamo detto fino adesso, tanto alla fine non serve a niente. Andiamo all'impegno, l'importante è l'impegno. Quindi il Consiglio Comunale impegna l'amministrazione, allora, il Consiglio impegna l'amministrazione, allora, il Consiglio impegna l'amministrazione comunale, facciamo il levemo comunale prima e lo mettiamo dopo, giusto? Ok. E, più che alla predisposizione, non è meglio a predisporre un regolamento? Consiglio impegna l'amministrazione. Sì, certo. Allora, invece che alla predisposizione, a predisporre un regolamento che Sì. disciplini in modo organico la materia o in modo organico, oppure com'era la dizione di Roma o di quello che hai letto ieri, Massimo, com'era la dizione del regolamento di quello che ho letto ieri, ce l'ha portata di mano? Come diceva il regolamento? Il microfono spento. Toglierei la materia e metterei le procedure amministrative secondo le norme vigenti. Sì, e come ci possiamo pure mettere come hanno già previsto altri comuni d'Italia? Disciplini in modo organico le necessarie procedure amministrative Vabbè, secondo. non solo le procedure, pure intendevo io materia per dire l'argomento, cioè, e poi nel dettaglio le procedure, siccome non abbiamo un regolamento, diciamo, ci sono più ordinati. Limitati. Per questo la materia però non la Beh, vediamo che toglierei. hanno scritto a Roma. Ma quando sono le elezioni a Roma? Adesso, giusto? Tra qualche mese, Candidi per Roma? no? No, no, ma figurati. No, no, ma sono adesso, giusto? Le fanno. Ma tu sei filo di Battista o sei filo di Mai? Ma guarda. Lo fa voti stasera la piattaforma? Ah, non lo so, è da giorni che ci Domani, penso, domani, eh. domani. È da giorni. È da giorni. Il sia Draghi o per il no a Draghi? Ragazzi, Draghi è sicuramente una persona autorevole, però bisogna tornare a guardare anche la propria storia, eh. Il conflitto è enorme. Devi però decidere o accetti la Io pensavo che si votasse oggi, invece si vota domani. Tu devi guardare anche la storia del Allora, qui lo movimento che chiama il regolamento rappresenti. Scavi a Roma. Solo il regolamento Scavi? Sì. Potremmo mettere Invece. che regolamento gli sca che regola che disciplina, sto l'ho perso di nuovo. Allora, facciamo che a predisporre di un regolamento Scavi. Un regolamento Scavi. Allora, un Ma dov'è? regolamento Scavi. Perso di nuovo. Attualmente cosa tutte le regioni che dovrebbe garantire una maggiore attenzione e ripristino del manto stradale da parte di società di pubblici servizi. Perfetto, mi pare che sia perfetto. Lo studiamo così, mi sembra che sia perfetto. Quindi a predisporre un regolamento scavi, che ho detto, che disciplini in modo Finalizzato a organico gli garantire una scavi. maggiore finalizzato a garantire una maggiore attenzione. Un minuto, predisporre un regolamento scavi. Chi No, senza che. è? Che cosa dite? Io non. Finalizzato a garantire. Finalizzato. Sì? Una maggiore attenzione. Nel ripristino. Sì. Del manto stradale. Scusa, solo manto stradale, Massimo. Ma scusa, se noi ci mettiamo una maggiore attenzione a un controllo più capillare, no? Allora, per garantire un controllo capillare o una maggiore attenzione nel ripristino del manto stradale da parte di società di pubblici servizi. È solo manto stradale, non ci possiamo scrivere anche a marciapiedi.
Ma scusa, non può essere così, per esempio, che disciplini in modo organico gli scavi stradali e le necessarie procedure amministrative secondo le norme vigenti? Che Certo, è meglio un po' più generico, effettivamente. disciplini gli scavi stradali e le relative e necessarie procedure amministrative secondo le norme vigenti? Vabbè. Ok. Io ce l'aggiungerei, come diceva Paolo, come dettaglio anche marciapiedi. Oh, per me è indifferente, ragazzi. Io Io metterei scavi stradali in generale. Perché è generalizzato, secondo me, poi dico, per me è lo stesso. Però Ma parliamo di reti sotto servizio, è meglio mettere l'oggetto poi a questo punto, un attimo, dov'era? vabbè, ma questo per, è un ordine del giorno, c'è cioè un'indicazione. allora, posso uno spunto città di Atessa, regolamento per la esecuzione Atessa, che è la Fatta città buona mozzarella, ad Aversa, dei non lo so. motori, No, a provincia di testa la Chieti, mozzarella. Vabbè, dai, leggi. regolamento per l'esecuzione di interventi di scavo e tombinamento del suolo pubblico nel territorio del comune di Atessa, Chieti. Allora, oggetto, il presente regolamento disciplina il rapporto tra l'amministrazione comunale e chiunque avente titolo abbia necessità di intervenire nel suolo del territorio del comune di Atessa per l'installazione, la modifica, l'integrazione e il mantenimento di sottoservizi e impianti. Qua. Scusate, Quanto nell'ordinanza troppo? il sindaco parla di esecuzione di lavori di scavo per posa e manutenzione di reti di sottoservizi nelle sedi viarie urbane. Allora, scusate, io credo che comunque alla fine l'ordine del giorno deve essere generico. Io predisporre di un regolamento scavi. E così facciamo una cosa tra quello che ha detto Massimo e quella stata la normativa vigente che diceva, e tanto ripeto, poi ci mettono tutto perché Infatti, il nostro è un indirizzo politico, sostanzialmente, non è tecnico. a predisporre un regolamento scavi, Massimo, dai, continua quella che cosa dicevi e se ci possiamo aggiungere se non la normativa vigente, così come diceva Concetto. Dai. Hai il microfono spento, Massimo. Un momento. Però io metterei che disciplini in modo organico la materia, dato che oggi, ripeto, ci sono più. Cioè, la motivazione è soprattutto fare un regolamento che accorpi un po' il tutto, le ordinanze, il regolamento TOSA. Allora, un regolamento finalizzato a garantire una maggiore attenzione al ripristino del manto stradale da parte della società di pubblici servizi. Vabbè, se lo integriamo con quello che ha detto Concetta, è perfetto. Quindi, a predisporre un regolamento scavi finalizzato, lo devo A scrivere. garantire Sì. Perfetto. una maggiore attenzione. Io direi, allora, garantire un controllo capillare e una maggiore attenzione nel ripristino del manto stradale. Però controllo Capillare dei già lavori, l'attenzione. no? Controllo capillare dei lavori di scavo. Vabbè, lasciamo stare l'indicazione politica, l'indirizzo politico. Attualmente, allora, il nuovo regolamento a garantire una maggiore attenzione nel ripristino del manto stradale. Allora, tu considera che ad oggi Da nessuno. parte di società di pubblici servizi. Da parte di società? Di pubblici servizi. Quindi poi, quindi prevedendo le relative, no, con le necessarie
Leggiamolo, Pia, leggilo tu siccome l'hai scritto. Dai, vediamo le cose Quindi, buone. a predisporre un regolamento scavi finalizzato a garantire una maggiore attenzione al ripristino del manto stradale da parte di società di pubblici servizi. Si Va chiamano bene. così? Pubblici servizi si chiamano queste società? O sono società? Società di pubblici Sì, servizi. è questo scritto. Dico va bene, di pubblici servizi, società di pubblici servizi. Così, alla fine sempre pubblici servizi sono, Tanto telefonia è generico. Allora, tanto è generico, quindi noi lo possiamo dare indirizzo politico, poi quello che ci vogliamo scrivere ci scrivono. Sopra che abbiamo messo. Altrimenti, diciamo, prendete la definizione che è messa nell'ordinanza. Effetto detto. Per me penso che così vada bene, dai, Per così almeno. me più generico è meglio è. Dai. Poi. Aspetta, un minuto solo, un minuto solo. Quindi, di pubblici servizi e poi le necessarie procedure, prevedere le necessarie procedure secondo normative vigenti, dobbiamo mettere procedure Toglierei a amministrative. sto A punto. questo punto, dato che è generico, non ha senso. Toglierei. Sì, pure io, ma lasciamo il generico così come l'abbiamo fatto. Generico, infatti. Ok. Poi Prego. andiamo al secondo punto. Aspetta, dopo la seconda c'è una telefonata. Ricopiare quello allora. Allora, scusate. Allora, poi abbiamo detto alla predisposizione della variazione dell'articolo 7,5 del regolamento vigente relativo alla TOSA di denominato deposito funzionale, sostituendo il termine fiduzione con il no, anche questo è di nuovo sbagliato. Quindi, allora, io anche qui metterei a predisporre una modifica del regolamento TOSAP. Anzi, alla modifica, scusa, a predisporre la modifica dell'articolo 7,5 del regolamento relativo alla TOSAP, nella parte deposito cauzionale, Una modifica. Vabbè, denominato deposito cauzionale sostituendo, mi pare perfetto. non devi sostituirlo con deposito cauzionale. Cioè, devi solo cassare il discorso della fiduzione. Aspetta, di nuovo l'ho perso. Allora, Presente. cassando. Spostando il termine fideuzione, e com'è fiduzione soltanto? Non c'è scritto pure assicurazione. Assicurazione di No, fideuzione. secondo me Vabbè, prendo il termine. dobbiamo metterci cassando tutta la frase questa che parla della fiduzione. Se lo riprendi di nuovo, Pia, per favore. Lo devo rileggere? La parte finale, questa qua che parla della fiduzione, da Sì, dove un inizia questa cosa? attimo. Accendi la luce, per favore. È che lo devo andare a prendere. Ok. 5, 6. Quindi il deposito cauzionale può consistere in un'assicurazione fideiussoria, Allora, cioè. cassando dall'articolo 5, dall'articolo 7,5, le parole, mettiamo tra le lineette queste parole, che può essere sostituito così come è scritto. Guarda, preciso, preciso. Non lo fai Possiamo niente. indicare pure delle righe, se l'articolo 7,5 fa che so, ha 3 righe, no? A partire dal secondo rigo, dalla parola Angela fino alla parola. Scusa, non è un emendamento, è un indirizzo, dopodiché lo sanno loro come si chiama, anche perché magari poi durante in tutto il Ok. regolamento c'è tutta qualche altra cosa che va modificata. Allora noi dobbiamo tanto dire. Allora non c'è da aggiungere niente, scusate, c'è solo da cassare a questo punto, perché tutto l'articolo parla sempre di deposito di cauzione e poi alla fine dice un'assicurazione fideiussoria. Pia, scusa, dobbiamo mettere cassare praticamente da, e qui ci scriviamo tutto, tra lineette ci mettiamo che può essere sostituito con polizza, così come è scritto nel regolamento. Vabbè.
Quindi cassare deposito cauzionale può consistere in un'esecuzione fideiussoria. Vabbè. No, questo, no, deposito azionario, no. Questa parte della fiducia, io purtroppo non avendo Passare, più cassare, ho detto. la... sì, ma cassare non deposito cauzionale, cassare la No. parte No, che... io io dico. purtroppo non avendo la portata di mano davanti, io non posso aiutare, mi danno per questo, questa camorria di... come si chiama? Allora, regolamento cosa? Ah, vediamo un attimo che succede, L'ho regolamento. mandato E dove l'hai mandato? su che è la terza commissione. Sì, ma anche A nome mio, terza commissione, non mi ricordo. da terza commissione. Terza commissione. Mandato adesso? No, quando abbiamo Stamattina. iniziato? No, la bozza ce l'ho, mi manca il regolamento. Il regolamento pure l'ho mandato. Non ce l'ho il regolamento, soltanto la... Ma questo oggi, però qualche settimana fa ho mandato sia l'ordine del giorno, sia l'ordine del giorno, la prima volta, sia il regolamento, sia l'ordinanza sindacale. Comunque, leggiamo. Il deposito cauzionale può consistere in un'assicurazione fideiussoria. Questo. Aspetta un secondo che l'ho preso pure io. Allora, dobbiamo cassare il comma 5, dobbiamo praticamente cassarlo totalmente. Appunto, questo, perfetto. Allora, Allora quindi un attimo, quindi cassare, dov'è? Quindi cassare, siamo al secondo punto, cassare. allora, predisporre la variazione dell'articolo 7, comma, quindi dobbiamo predisporre la variazione dell'articolo, La modifica. predisporre la variazione dell'articolo 7 Perfetto. del regolamento relativo alla TOSAP, denominato deposito cauzionale, cassando il comma numero 5, punto. Non tutto però. No? Perché l'altro non serve, perché tanto quello si fa riferimento alla fiduzione. Cassando. Quindi tutto il comma 5. Fammi leggere adesso, per le modalità di costruzione si osservano le norme vigenti, ma non fare riguardo all'eventuale corresponsione di interesse, insomma, depositato. Sì, ma infatti quello è, diciamo, una cosa in più perché riguarda la fiduzione. E a noi la fiducia non ci interessa. Cassando il Ok. comma numero 5, punto. Vabbè. Predisporre una modifica del regolamento con la variazione dell'articolo 7,5 No, del regolamento no, no, scusa, guarda, scusa, allora. cassando. Scusami, Vabbè. via, scusa, un secondo sotto. Allora, predisporre, predisporre. Una modifica. La modifica. La modifica del regolamento vigente relativo alla TOSAP, scusa, aspetta. Allora, a predisporre la variazione dell'articolo 7, senza comma, Quindi del la regolamento. variazione non più modifica, vabbè, variazione. Di operazione di scritto. Vabbè, variazione o modifica non cambia niente, dico così, No, a dove butto? Di. È predisporre la... meglio la modifica a questo La punto, no? modifica, a predisporre la Com'è? modifica dell'articolo 7 Sì. del regolamento vigente TOSAP, Perfetto. cassando il comma numero 5. Denominato deposito cauzionale, cassando. Senza nulla, senza altro. Cassando il comma numero 5. Punto. Punto. Vabbè. Ok. Ok. Allora pure nella parte superiore lo dobbiamo mettere questo, Sopra non l'avevo già corretto. Sopra è nelle premesse, nelle giusto? Ah, considerazioni. perfetto, Questa quindi è più generico. è Vabbè. quella cosa più importante. Quando noi in aula leggiamo gli ordini del giorno, di solito leggiamo soltanto gli impegni. Perfetto, vabbè. La prima parte è la poesia, poi i fatti qua sono. Allora, poi ci siamo? Sì, ok. Poi, ad aggiornare costantemente la mappatura dei servizi a rete con l'istituzione di una database condivisa tra tutti i soggetti interessati e competente per materie.
In realtà mi pare di capire che non c'è sta mappatura, quindi non dobbiamo aggiornarla, ma dobbiamo istituire un database. No, no, Infatti c'è c'è Paola, o non c'è? c'è, Infatto obbligatorio averla, ci solo che non ce l'ho dovrebbe aggiornata. essere, però il Per collega mi diceva che forza. completamente non si tiene conto, non c'è una mappatura. Non viene aggiornata, non viene aggiornata. Allora, ad aggiornare, allora, più che costantemente, ad aggiornare la mappatura dei servizi a rete, levarcelo costantemente, secondo me, giusto è distribuire, visto che non c'è, credo, il database c'è, Massimo. Non lo so, Paolo. All'antica farà l'archivio cartaceo. Con l'utilizzo, ci mettiamo con l'utilizzo, perché c'è praticamente, anche per, diciamo che è condiviso tra i soggetti interessati, con l'utilizzo di un database condiviso tra tutti i soggetti interessati e più che competenti e interessati Vabbè, Cosa ognuno vuoi parla dire, della parte Paolo? competenza in questo Cosa... Per senso. settori, cosa vuoi dire? Ma tu competenti non mi piace, cioè, come se così, dovrebbe essere tra cioè, va a chissà, c'è cioè, all'AMAT, alla RAP, al comune, non è Perché come la competenti. parola sarebbe competenza? Un database condiviso tra tutti i soggetti interessati e competenti in materia. Vabbè, dai, facciamo così, non mi viene in questo momento la parola. Ok? Siamo via. No, Sì, resta così, giusto? Vabbè. Ad aggiornare. aggiornare la mappatura dei servizi a rete con l'utilizzo di un database condiviso fra tutti i soggetti interessati e competenti per materia. Perfetto, vabbè. Ad istituire un gruppo, allora, ad istituire un gruppo di lavoro per lo task force, costruendo delle competenti presenti nei comparti sopra indicati, affidando loro la competenza di poter adottare provvedimenti amministrativi che possano raggiungere in modo più efficace lo scopo, ponendo in sicurezza la rete stradale cittadina. Va bene o vogliamo già glielo mettiamo pure qua quello Ma a me che pare esaustivo. abbiamo? Va bene per tutti, Massimo, Cati. Va bene. Allora, è completo? Va bene, allora io credo che ci siamo, io a questo punto lo definirei, lo facciamo su carta intestata della commissione, come già lo è, e lo metterei per la firma, lo firmiamo tutti? Lo Vabbè, sì. firmiamo tutti. Allora, senatore, avete problemi di firma? Collega Ficarra, tu se ce l'hai problemi di firma, puoi firmare? Ecco, io non ho sì, io potrei averlo perché non ho le password con me, non ho Vabbè, ma me l'ha pure casa. una volta l'ho persa. Basta che chiami la Sispi, Magalunza. No, no, ma io ho tutto, però ho le password in una che tengo a casa, io non sono in città, capito? Non ce l'ho con me le password. Ma mai che tutta la settimana? No, No, rientro domani mattina rientro. vabbè, quanto tempo che dopo rispondono, No, rimbocca. domani ci sono, oggi non Dobbiamo potrei, ecco. No, attaccare. tutto, io la uso regolarmente per le mie Elio, cose, però non mi ricordo le password. hai problemi con la firma? Io no, però per fare... Elio, sto chiedendo. Ah, Elio. Elio, tu hai problemi con la firma? Del decentramento. Elio? Elio? Hai il microfono spento, Elio? Mi Sì, ti sento. senti? Dico, tu la firma la puoi apporre o no? Sei Come abilitato. sappiamo, che Sì. all'interno del Perfetto. Consiglio Comunale. Allora facciamo una cosa, signora Costo, e predisponete l'ordine del giorno e lo mettete per la firma a tutti i consiglieri comunali. Nella piattaforma, diciamo, libro firma per tutti. Firma, Vabbè. Ma io posso lo firmarla domani, sì, allora faccio una cosa, signora Costo, la collega Mella, mi dispiace, invece di essere la seconda sarà l'ultima. però lo sai, se mi metti, sai che c'è il problema che se non firma me, E potete firmare. ho detto di metterti per l'ultima. L'ultima, infatti. Vabbè, Perché così evitiamo. io rientro domani.
Va bene, allora posso intervenire? Certo, prego. Allora, scusate, mi ero assentata perché mi ha chiamato il collega Chiaramonte della quarta commissione consigliare. Mi dice che i vostri colleghi consiglieri per venerdì purtroppo devono far saltare l'incontro programmato perché hanno un incontro col vice sindaco, se si può rinviare a lunedì. Io non avevo con me il calendario, per cui... Hanno i cimiteri loro. Giù signoffo, noi lunedì abbiamo incontri, io non avevo il calendario sott'occhio. Sotto io qui, no, l'unico impegno che abbiamo è domani con l'agronomo Rosario Rosano, poi giorno 11 da definire assessore a mano parchi inclusivi Amara e Laurino, però mi sa tanto che sia saltato, giorno 12 lunedì 15, sì, dimmi Paolo. Ma questo con la mare non l'abbiamo già fatto, di nuovo dobbiamo farlo. Sì, era perché avevano dato un'altra data, difatti, ora gli scrivo, annullato, non ho nemmeno fatto l'invito, difatti. No, abbiamo fatto, infatti. No, allora, scusate un secondo, quindi noi domani abbiamo Rosano, giusto? Sì, domani Rosano, giorno 11 nulla. Giorno 11 nulla. Che è lunedì. No, che c'è, giorno 11 è giovedì. Esatto. Giovedì. Lunedì quanto ne abbiamo? 12, giorno 12 c'erano gli emendamenti sui rifiuti con la quarta commissione. E allora quello visto salta è lunedì che abbiamo? Nulla. Marino, fare? E allora scusate un secondo, se siamo d'accordo io farei per giorno 11, visto che non abbiamo niente, io proverei a vedere se c'è la disponibilità dell'assessore Marano e del dottore Brucato per quanto riguarda il regolamento sul decentramento. Ottimo. E poi questo della commissione 4 lo spostiamo a lunedì, visto che loro sono impossibilitati. E niente, quindi vabbè. E per venerdì, magari non mettiamo nulla, perché tra l'altro io ho qualche piccolo problema. Venerdì, perché sarò in viaggio da Milano a Piacenza e quindi di mattina sicuramente avrò qualche difficoltà, non ho sicuramente il computer. E quindi eventualmente venerdì, visto che salta, la lasciamo lì. Sì, una domanda, presidente, perché scusatemi, io mi sono venuta a cadere, cioè mi cade la linea quando poi mi squilla il telefono. Stavate leggendo l'ODG, giusto per il verbale di oggi, che mi siete determinati? L'ordine del giorno abbiamo letto, l'ordine del giorno abbiamo predisposto le modifiche, abbiamo concordato tutto tra di noi. La signora Tosso adesso predisporrà l'ordine del giorno e lo metterà alla firma. Ok, perfetto. Così lo scrivo nel verbale, solo per questo. Scusatemi, io sono pronta per il verbale. Se non so, ci sono altre comunicazioni. Abbiamo comunicazioni prima? No, presidente. Nessuna, tranne quella dell'assessore Catania che confermava la sua presenza per giorno 16. Perfetto, va bene. Allora, se non abbiamo altro discorso, leggiamo il verbale e così la proviamo. 10 secondi che inserisco questa frase ultima che abbiamo concordato. Si apportano alcune modifiche, la segreteria procederà alla sottoscrizione delle firme a parte dei consiglieri. Eccomi qua, arrivo subito. Quindi l'oggetto iniziale lo conosciamo, il cappelletto iniziale, alle ore 8 nessun consigliere è presente e pertanto la seduta si rinvia di un'ora. Alle ore 9.08, oltre al presidente Caracauti, sono presenti i consiglieri Amella, Giaconia e Meri. Alle ore 9.33 entra il consigliere Picarra. Il presidente, assistito dalla segretaria verbalizzante Scafidi e dalle segretarie supplenti Gnoffo e Tosto, costretta alla presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. All'ODG disamina atti della commissione, al secondo punto lettura e approvazione verbale. In ordine al primo punto, in data odierno, il presidente comunica che è stato nominato un commissario referente per il decentramento. Si apre un dibattito sullo stato dell'arte. La commissione si determina di organizzare un incontro con l'assessora Marano e il dottor Brucato. La segreteria ha predisposto l'ODG sugli scavi. Quindi cambiando argomento, si comunica che che la segreteria ha predisposto l'ODG sugli scavi cittadini. Il presidente dà lettura e si apportano alcune modifiche. La segreteria procederà alla sottoscrizione delle firme da parte dei consiglieri. Si passa alla programmazione dei lavori settimanali.
si passa al secondo punto all'ODG e si dà lettura del verbale odierno che è messo ai voti. Presidente Caracausi? Va bene. Consigliere Amella? Anche per me va bene. Consigliere Ficarra? Favorevole, favorevole. Saconia? Va bene, va bene. Sì? Va bene, va bene. Perfetto, viene approvato all'unanimità dei presenti. Passo la parola al presidente. Perfetto, sono le ore 10:13. A questo punto, non avendo altro da discutere, chiudiamo la seduta. Cerchiamo la registrazione. Grazie a tutti e buona giornata. Arrivederci. Una buona giornata. Arrivederci. Buona giornata. Arrivederci. Buongiorno.